La qualità e l'alta risoluzione delle immagini sono sempre di più un supporto alla medicina in genere e sono diventati uno strumento straordinario per i cardiologi che utilizzano sia in fase diagnostica che terapeutica. Oggi con le nuove tecniche come la risonanza magnetica, ecocardiografia, speckle tracking, le immagini in 3D e 4D e tutte le altre, è possibile chiaramente programmare al millesimo un intervento se necessario ed in ogni caso garantire la cura più adeguata al paziente. Da qui l'esigenza di organizzare a Salerno il convegno Cardio Imaging, giunto alla sua terza edizione. L'obiettivo dell'evento è quello di diffondere l'importanza, sottolineare la necessità di una diagnosi corretta delle patologie cardiovascolari, e patologie cardiovascolari che mietono ancora più di 4 milioni di vittime ogni anno in Europa al di sotto dei 75 anni, e patologie cardiovascolari che sono responsabili di una vera propria epidemia sociale, che è quella dell'insufficienza cardiaca, che dopo i 75 anni colpisce una vasta entità di popolazione. A proposito proprio dell'insufficienza cardiaca, quali sono le ultime novità, dottore Citro? Le ultime novità sono sia dal punto di vista della diagnosi e del riconoscimento di categorie di pazienti che sono, diciamo, a rischio di insufficienza cardiaca avanzata e che sono le forme con frazione di eiezione preservata o ridotta, e in questo non solo l'ecocardiografia ma il multimodality imaging con le metodiche scintigrafiche, le metodiche di imaging nucleare e la TAC e la risonanza possono darci una mano importante. Poi novità anche terapeutiche, perché abbiamo nell'armamentario nuovi farmaci il cui impiego verrà ampiamente discusso nel congresso, che possono consentire cambiare o modificare la storia naturale di pazienti con insufficienza cardiaca cronica con gestizia. Come sempre l'arma vincente resta la prevenzione. Certo, la prevenzione è importante, e proprio la possibilità di utilizzare dei mezzi diagnostici non invasivi come quelli dell'imaging cardiovascolare danno in questo dei parametri che sono molto utili nella stratificazione prognostica e quindi ci consentono di individuare con sufficiente anticipo i pazienti che sono esposti ad una prognosi peggiore. Dottore Citro, c'è un'età particolare per cominciare a fare prevenzione? Allora, ci sono delle misure di prevenzione che sono di carattere generale, che riguardano le abitudini di vita, quindi evitare la sedentarietà, il sovrappeso, abolire il fumo, il consumo di alcol, tenere sotto controllo la pressione arteriosa con valori che siano inferiori a 130 di massima e 85 di minima, e valori di colesterolo che devono essere al di sotto di 115 nei soggetti che sono a basso rischio, al di sotto di 100, parlo di LDL, per quelli che sono a rischio moderato, e al di sotto di 70 per i pazienti ad alto rischio. Tra le patologie cardiache non possiamo non parlare della fibrillazione atriale, più diffusa nella popolazione generale, e la sua prevalenza tende a crescere con l'aumentare dell'età. Pur non essendo un'aritmia di per sé pericolosa per la vita, può esporre a delle complicanze che in alcuni casi possono rivelarsi molto invalidanti. Ma che cos'è la fibrillazione atriale? Un disordine del ritmo cardiaco. Il paziente avverte un cardiopalmo, frullio d'aria nel petto, palpitazione, a volte dispnea o anche dolore toracico. La fibrillazione atriale è una patologia molto frequente che si osserva in qualsiasi età, dall'età neonatale fino all'età senile, ed è un'aritmia in continua crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione. È possibile arrivare facilmente ad una diagnosi? La diagnosi è abbastanza semplice, basta che il paziente, quando avverte questi sintomi, si rivolge al proprio medico, al proprio cardiologo, il quale con un semplice elettrocardiogramma diagnostica l'aritmia. Le cause legate alla fibrillazione atriale? La causa più frequente è sicuramente l'invecchiamento, ma può essere espressione invece di una cardiopatia strutturale sottostante che magari il paziente sapeva di non avere, oppure può essere non il rapporto ad una cardiopatia strutturale, o anche può essere l'esordio di un evento acuto, di una sindrome coronarica acuta, come diciamo noi, cioè in coincidenza per esempio di un infarto miocardico. Se non viene diagnosticata in tempo, quali potrebbero essere i rischi per il paziente? La pericolosità della fibrillazione atriale non si muore di per sé.
è una patologia potenzialmente pericolosa perché è embolicena, cioè si vengono a formare in corso di fibrillazione atriale dei coaguli nel cuore che possono embolizzare e arrivare al cervello e quindi essere responsabili di ictus, di embolie sistemiche e così via. Adesso la terapia, grazie ai nuovi farmaci che sono ormai consolidati, i nuovi cosiddetti nuovi anticoagulanti orali, c'è la speranza che questi fenomeni di embolia cerebrale si possano ridurre e quindi ridurre morbilità e i costi sanitari per l'assistenza di questi pazienti affetti da reliquati emboligeni della fibrillazione atriale. Il cuore di un paziente affetto da scompenso cardiaco in molti casi non si contrae in maniera corretta e spesso la parte destra si contrae prima di quella sinistra. Oggi è possibile intervenire e correggere questa grave alterazione attraverso la resincronizzazione. Intendiamo ridare di nuovo sincronia a un cuore che si è dilatato, che ha perso la sincronia tra le sue pareti, nel senso che una si contrae prima, l'altra si contrae dopo, e per aiutare questo cuore a ritrovare la sua armonia, che significa sincronia ma anche sinergia, cioè capacità di migliorare la sua gittata, in poche parole, questo lo possiamo fare appunto mettendo dei cateteri nel cuore che stimolano uno il ventricolo destro, l'altro il seno coronarico, attraverso il seno coronarico il ventricolo sinistro, e ci dà nel tempo un miglioramento di questo cuore malato, nel senso che la frazione di azione che magari era 30 diventerà 45, l'insufficienza mitralica che era moderata diventerà lieve, ma in particolare la gittata migliorerà e il paziente si sentirà meglio. In passato che prospettive avevano questo tipo di pazienti? Ma questi pazienti in passato innanzitutto si puntava al trapianto per questi pazienti con cuore molto dilatato. È chiaro che i cuori non c'è una grande disponibilità di cuori per i trapianti, proprio perché le donazioni sono minori. Allora la cosa che attualmente si fa è appunto in quei casi selezionati, chiaramente le linee guida hanno selezionato il tipo di paziente, che deve essere un paziente con blocco di branca sinistra, frazione di azione sotto i 35, classe NIA da seconda a quarta, e comunque sono pazienti che devono poi essere seguiti nel tempo, perché devono fare ugualmente la terapia per lo scompenso cardiaco, ma in genere nel 70% dei casi si ha un buon risultato. Al congresso organizzato dal cardiologo Rodolfo Citro era presente anche il presidente della Società Italiana di Ecocardiografia e Cardiovascular Imaging, Frank Benedetto, una società radicata sul territorio nazionale da 40 anni, con un occhio particolare alle sedi periferiche. Abbiamo fatto per la prima volta questo consiglio direttivo a Salerno grazie al dottor Citro, che è un grande collaboratore storico della società, direttore di un settore operativo importante come quello della ricerca. Lei pensi solo che con l'attività che abbiamo prodotto recentemente, proprio l'attività di ricerca, ha pubblicato dei lavori importanti su giornali internazionali, tutti con un valore di impatto serio, veramente significativo, e questo è grazie al gruppo di lavoro che si dedica alla ricerca, coordinato dal dottor Citro. Quindi questo è un riconoscimento a quello che viene fatto sul territorio, all'attività di ricerca, che qualcuno pensa che sia qualcosa che serva solo per le persone. No, la ricerca serve per il cittadino, perché quando noi riusciamo a realizzare, a raggiungere, a dimostrare l'efficacia di terapie e di azioni diagnostiche diverse da quelle che sono utilizzate routinariamente, significa che abbiamo migliorato il profilo assistenziale del nostro paziente, cioè miglioriamo i LEA, che di tanto se ne parla nella sanità, ma i LEA sono un frutto di una realizzazione, di un calcolo proprio preciso fra quella che è l'attività clinica e l'attività di ricerca. Quindi una sinergia forte con la nostra città, in particolare con l'ospedale di Salerno? Ovviamente, avendo un consigliere all'interno del consiglio direttivo, è evidente che noi diamo voce a tutti i consiglieri, ma come si sa quelli del sud sono particolarmente attivi e il dottor Citro è uno molto attivo, e noi ovviamente seguiamo e diamo grande sviluppo alle sue intenzioni e soprattutto alle sue proposte, che vengono ovviamente valutate e approvate
date dai consigli direttivi. Il fatto stesso di aver fatto un consiglio direttivo per la prima volta fuori sede qui a Salerno è significativo di quello che è l'interesse della società, ma allo stesso tempo di dare quel grande contributo a questo evento così importante, dove veramente si porta avanti quelle che sono le tematiche innovative della cardiologia e della cardiochirurgia. Al congresso Cardio Imaging c'era anche il cardiochirurgo salernitano Enrico Coscioni, consigliere del presidente della Regione Campania per la sanità, che ha illustrato ai nostri microfoni le novità riguardanti il nuovo piano ospedaliero. Veramente è una soddisfazione grandissima, in particolar modo per il presidente De Luca, che è commissario da solo 3 mesi e in così poco tempo ha portato a casa un risultato importante che da anni si aspettava in Campania, cioè una riorganizzazione della rete ospedaliera secondo i dettami più recenti del DM70, il decreto Balduzzi, che prevede una serie di riorganizzazioni in termini di hub e spoke per gli ospedali, in maniera tale che anche la rete emergenza-urgenza, come appunto lei mi stava chiedendo, possa essere al meglio gestita e offerta ai cittadini della regione Campania. Oggi possiamo dire finalmente che abbiamo una rete dell'infarto su tutta la regione, che è una cosa straordinaria, è la prima volta che una rete tempo dipendente si riesce ad applicare praticamente e concretamente in questa regione. Ancora c'è qualcosa da mettere a punto, penso anche ai trasporti secondari, dobbiamo fare le AS, si devono rapidamente dotare anche di ambulanze per consentire il passaggio in maniera secondaria, significa il paziente non più emergente ma che vada dall'hub allo spoke, in maniera tale da tenere sempre liberi i posti dei centri hub.